Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, sono Silvia e oggi facciamo un video tag. Sono stata taggata da Juicy Scarlett Diva Makeup. Il tag è stato ideato da Gattaluna Kimono Blu, una signora simpaticissima che seguo da qualche anno e che avevo iniziato a seguire appunto per il nome del canale. Dice tutto e vedo nel mezzo un po' di passione che abbiamo in comune. Allora, sono 10 domande e due precisazioni. Giusy mi ha fatto notare di avermi taggata ormai tempo fa, ma io proprio non me ne ero accorta e non ho guardato questi video perché ha detto, mi spaventava l'argomento. Ho detto no, no, per fortuna che nessuno mi tagga. E seconda precisazione, Masha, devo fare ancora il video tag sui rossetti, probabilmente sono l'ultima rimasta. Ma non ti preoccupare che faccio anche questo, solo che non ho mai a disposizione con me tutta la mia collezione. Allora, partiamo. Prima domanda. Hai paura del tempo che passa? È difficile, nel senso no e sì. No e sì. Se passa vuol dire che sto bene con i miei trascorsi, quindi se sta passando sto bene. Però mi voglio collegare all'altra domanda. Hai paura di invecchiare? Sì, ma non nel senso che si possa pensare. Allora, purtroppo è irreversibile il processo, non si può fare niente, quindi si può solo sperare di arrivare al meglio. Per invecchiare mi fa paura la sfera di salute, nel senso di diventare una signora anziana non autosufficiente, soprattutto per quelle cose in cui si potrebbe aver bisogno degli altri, non camminare bene, qualcuno ti fa la spesa, l'aiuto. È questo che mi spaventa. Paura di riempirti le rughe da 1 a 10, 10. 10, ma di certo non è questo il mio pensiero principale, però insomma, quando noto le rughe mi pesano, ecco, ho smesso di mettere fondotinta perché si mettono in evidenza, allora io non mi trucco per questo motivo. Ho 3000 fondotinta, mi dispiace, li farò andare a male, è che mettono in evidenza tutte le micro rughe che escono qui, che nessuno nota, ma col fondotinta si notano, ecco sì, ci faccio caso, mi pesa, sì, da 1 a 10 anche 10, non, sì, anche 10, onestamente. Saranno tutte rughe d'esperienza, ma sono anche rughe delle preoccupazioni. Hai meno energia rispetto a 5 anni fa? Decisamente sì. Io 6 anni fa ho finito il chemio e da lì in poi ho fatto 6 anni di terapie antitumorali. E non posso dire che sì, questi 5 anni mi hanno provata, decisamente. E adesso ho smesso, mi sento molto meglio fisicamente, molto meglio. Tutti i dolori che avevo, metà dei dolori che avevo sono passati. Riesco a dormire di notte sentendo le mani, cosa che non avevo più. Non avevo più la sensibilità alle mani. Quindi, insomma, diciamo che 5 anni, 6 anni sono stati, però parliamo che gli ultimi sono pesati di molto, molto, molto di più. Cosa non fai più rispetto a quando eri giovane? Non riesco più a stare sveglia fino a tardi. Insomma, se torno a casa all'una, per me è tanto, è troppo tardi. Ma perché fisicamente non, la mattina dopo non riesco ad alzarmi. Allora, poi fa ridere questa cosa, perché diciamo che io ogni sera faccio fatica ad addormentarmi prima dell'una. Però se faccio una serata con le mie amiche e torno a casa all'una, mi sento devastata. Facciamo 8 anni fa. Tranquillamente tornavo alle 3 di notte, se andavo a ballare andavo a ballare latino, ma in genere tornavo comunque presto, le 2, le 3, va bene, però a volte ho chiuso il locale, sono stata a ballare fino alle brioche che sono arrivate la mattina. A volte sì, a volte reggo un po' di più, difficile che stia fuori oltre me, oltre mezzanotte, oltre l'una, perché sono proprio stanca, faccio proprio fatica a guidare. Cosa continui a fare volentieri? Prima mi era venuta in mente la risposta, adesso non me lo ricordo più.
a non prendermi sul serio. Sì, io a giocare sono una bambina, sì, sono sempre una bambina. Io in effetti no, non crescerò mai. A cosa hai definitivamente rinunciato? Adesso alla perfezione, ho rinunciato alla perfezione, accettare di non essere perfetta in niente. Ecco cosa ho definitivamente rinunciato. Ho rinunciato sia alla perfezione, ho capito che si può sistemare tutto. E ho capito che posso sbagliare qualsiasi cosa, ma c'è sempre una soluzione. E poi ho rinunciato ad avere la casa in ordine, detto sinceramente. Quali sono le cose che non riusciresti a fare, che non riuscivi a fare e adesso invece ci riesci, ecco appunto, ad accettare questa cosa? Quindi ho definitivamente, forse mettiamola così, ho definitivamente rinunciato ad avere la casa in ordine. E, secondo, invece no, quali sono le cose che non riuscivi a fare e che adesso invece riesci? Ecco, adesso riesco a dire, non mi interessa di essere perfetta, non mi interessa di, non mi interessa se... Che un po' va di pari passo con non essere perfetta, non mi interessa l'opinione degli altri. Cioè, mi interessa, ovviamente, viviamo in una società, però non mi interessa il giudizio degli altri sul mio aspetto fisico. Cioè, io ho gli occhi piccoli, cosa devo fare? Operarmi? Cioè, se basta, vabbè, mi aggiungo. Onestamente, sono bassa, va bene, e non voglio anche più mettere scarpe alte. Ah, ecco, esattamente, ho rinunciato proprio a questo. Ai tacchi, i tacchi non li metterò più. A una certa età mi fa male le gambe, cosa devo dire? Io lotto con dei dolori al corpo tutti i giorni e onestamente me ne sbatto, cioè, io vivo, voi non lo so, cioè. Come ti vedi fra 10 anni? Spero viva. Innanzitutto spero di vedermi. Ecco, mettiamola così. Speriamo che non ci siano troppe rughe. Questa sì è una cosa che mi dà fastidio a me personalmente. Spero tranquilla, serena, realizzata. Aggiungi quello che vuoi sul tempo che passa. Domanda numero 10, la domanda più difficile. Che cosa vuoi aggiungere? Vorrei aggiungere che la vita è una serie di sfide, di prove con se stessi, per di più. E quindi a volte il tempo che passa in un certo modo ti fa solo semplicemente capire, ti fa sempre mettere a fuoco il target. Ti aiuta, ecco, il tempo che passa ti aiuta a lasciare andare le cose inutili, a lasciare andare le cose futili, a tagliare i rami secchi. E imparare ad apprezzare più se stessi, perché più il tempo passa, più ci si rende conto che non torna, rimpicciolisce la quantità che ci viene data e da questo punto di vista si può anche dire che ogni giorno è un miracolo, perché non si sa mai quando è il tuo momento. Gli anni passano e a un certo punto bisogna risolversi con se stessi, perché poi gli ultimi devi viverli bene. Quindi non avrò forse, chi ha detto che siamo davvero a metà? Quindi potrei essere a metà, se tutto va bene, potrei essere a metà. Però non è detto, quindi è il caso che a un certo punto della propria vita si risolvano i problemi della prima metà. Perché la seconda metà è veloce, ci si stanca prima, non si ha più tutto. Non si ha più tutto il mondo, tutto il tempo, non si ha più la forza. Bisognerebbe imparare a capire che il tempo è anche nostro e non è solo dedicato agli altri, è dedicato a qualcun altro, incombenze, cose. Perché se all'inizio non dedicavamo perché pensavamo a altre cose, alla fine poi deve arrivare il momento in cui è dedicato a noi. E questo taglio lo dobbiamo fare. Ecco. Non pensavo di non saper rispondere all'ultima domanda, invece mi è uscita più naturale, più normale di quello che avrei creduto. Adesso devo taggare. E io non so, non ho seguito bene i tag e non mi ricordo chi e che cosa è stato taggato. Quindi taggo. Giusy del canale Luna Fashion. Non mi ricordo se l'ha fatto.
Laura del canale Appunti di Makeup, taggo Selvaggia Bellezza e poi non so perché poi ho dubbi, non so chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto. Voglio taggare, adesso mi viene da ridere, mi dirà che rompi coglioni, Daria di Lilla Cupcake. Perché? Perché dovrebbe andare in viaggio di nozze. E visto che si è appena sposata e ha raggiunto un traguardo importante, le potrebbe venire l'ansia della vecchiaia. Allora ha detto, adesso è arrivato il momento di tirare le somme. Quindi spero di non rovinarti tutto, spero che ti faccia piacere. E quindi si è taggata anche tu. Allora, intanto mi limito a queste persone. Chiunque guarda il canale e vuole partecipare al tag è sempre il benvenuto. Spero che questo video vi abbia fatto piacere, ma un attimo solo che vi dico il trucco della giornata. Questo bellissimo rossetto, un po' scuro, ma matte, soft matte direi, quasi velluto, è di Pat McGrath. La nostra amica Pat McGrath. Colore questo, svuociamo, è un po' scurino, però è bellissimo. Ho questo, quindi questo rossetto, mascara di Mesauda Extreme Lashes, quindi Extreme Lashes, questo si vedono. E poi una palette New Entry che è la Flamingo Ve Frosty Flamingo di Sugar Drizzle. Con questi colori bellissimi, ma sulla mia palpebra non si vede niente, cioè non si vede dalla telecamera. Ho usato questo. Ma non si vede, è molto bello, ma allora non si vede dalla telecamera, dal vivo si vede molto bene. Ecco, questa cosa qua è una cosa che mi fa impazzire con questi trucchi, che se mi voglio, se mi fa impazzire che con questi trucchi qua, che se io mi voglio fotografare come tutte, come tante riescono a fotografarsi l'occhio da vicino, io per quanto ci riesco non si vede mai niente. E questo è il colore. Quindi per oggi è tutto, mi raccomando, se non volete perdervi il prossimo video, e mi viene sempre da dire ogni volta per non perdervi la priorità acquisita, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Grazie mille a tutti per essere stati qui con me, un grosso bacione da Silvia.